Il primo attacco vincente con il dritto per il più giovane dei finalisti, 1-0. Vi ricordo che c'è la seguente alternanza di battute, due servizi, ottima la risposta di Bobocica che ora andrà in battuta e ha pareggiato il conto. Deve vincere la tensione rec, abbastanza emotivo, ripeto, l'unico momento di grande affanno in questo torneo per lui è arrivato proprio nell'incontro contro Pavan. A un passo dal baratro, ha trovato però la forza, il coraggio, il carattere per reagire. Molto aggressivo Bobocica, 2-2. Ancora il servizio Rec. Marco Rec dal dosso, anche lui atleta dell'aeronautica militare, 3-2. Rec che è nato nel Mantovano, numerose presenze sia in nazionale giovanile che assoluta. È fuori il rovescio di Bobocica, 4-2 per Rec che conduce dopo 6 punti. Gli atleti hanno la possibilità di asciugare il sudore. Sì, la regola dice dopo 6 punti, ma tutti i multipli di 6 è l'unico momento in cui può essere utilizzato appunto questa sosta per asciugarsi il sudore. In rete la pallina colpita da Rec accorcia le distanze, Bobocica che ha ancora a disposizione un servizio. Due soli precedenti fra questi atleti, entrambi appannaggio di Bobocica che si è imposto per 3-2 per 3-1. Ora parità, 4-4. Bobocica che è nato nel 1986 a Craiova in Romania, da molti anni nel nostro paese, figlio di un conosciuto tecnico di questa disciplina. La rete non aiuta Rec, 5-4 Bobocica, servizio Rec. E qui c'è un colpo fortunato da parte di Bobo che si porta sul 6-4, naturalmente i due atleti cercano di mescolare un po' le carte di fronte a un avversario che conoscono a menadito e variano soprattutto i servizi per mettere a disagio la risposta dell'avversario. Dopo una fase di studio, finalmente il primo scambio di livello assoluto. Colpi cruenti, sembravano due pugili che non basano tanto alla difesa quanto all'attacco, Antonio. Sì, qui siamo un po' usciti da quello che è stato finora molto un incontro di match molto chiuso, cercando più che altro di non favorire facili occasioni all'avversario. Qui siamo andati allo scoperto, anche perché ha breccato Bobocica nel turno precedente di servizi di Rec e quindi ha acquisito adesso con i suoi due punti un ottimo vantaggio per portare a casa questo primo set. E sì, infatti siamo sull'8-4 per Bobocica che ci invita a parlare un po' più piano perché possiamo disturbare la loro concentrazione ed è giusto che sia così, siamo molto vicini al tavolo di gioco. 8-4 Bobocica, servizio Rec, e quello scambio ha lasciato il segno, sembra poter prendere il largo Bobocica in rete, il rovescio di Rec 9-4, è un vantaggio importante per Mihai che ha partecipato anche ai giochi di Pechino nel 2008, eliminato nei 32esimi, però questo è stato il miglior risultato per un azzurro mai conseguito ai giochi in questa disciplina. Intanto primo dei 6 points a disposizione di Bobocica per chiudere la prima partita.
partite che arrivano agli 11 punti. E sfrutta subito la prima opportunità, dunque il primo parziale 11 a 4 per Bobo Cica, 1 a 0 per lui. Inizialmente aveva opposto una valida resistenza Rec, che poi si è dovuto in qualche modo arrendere alle folate di Bobo Cica, estremamente determinato, un parziale severo 11 a 4. Ora attendiamo la reazione di Marco Rec, che ha vinto numerosi titoli italiani giovanili in tutte le categorie, e ora i consigli sempre provvidenziali di quello che è stato un grandissimo campione, vale a dire Yang Min, per Rec. Due secondi posti con lo Steril Garda di Castel Goffredo in campionato nel 2011 e nel 2012, giocatore certamente molto tecnico, aggressivo, di fronte a lui però uno dei migliori talenti del pungismo italiano. Probabilmente in questo proseguo di match si sposterà molto di più lo scambio sul dritto, perché ambedue sono molto più forti di rovescio, e in questo primo set comunque ha prevalso Bobo Cica, quindi probabilmente si sposterà molto di più sul dritto il gioco. Al servizio chi è in vantaggio di un set. Si prepara la strada con il dritto, poi conclude col rovescio Bobo Cica, giocatore davvero completo che vive e si allena in Austria alla Schlager Academy di Vienna. Qui è costretto un po' a rischiare Rec, cerca di anticipare i tempi, servizio corto, apre col rovescio ma non trova il tavolo. E non è neanche fortunato nella circostanza. 2-0 servizio Rec. Ancora una volta la rete è amica di Bobo Cica, e dunque altro parziale importante per Bobo, che si porta sul 3-0, deve assolutamente scuotersi. Rec deve trovare le energie che gli hanno permesso di superare il turno contro Pavan. Ricordiamo che in quella partita Rec era sotto di 2-7, poi è riuscito ad annullare due match point. Primo punto del secondo set per Rec con Bobo Cica al servizio. Bene con il primo top di diritto Rec, poi termina lungo il secondo, 4-1 Bobo Cica. Stavolta sbaglia con il rovescio, 4-2. Importante in questo scambio vedere quello che ha fatto Rec. Rec ha cercato di rallentare il gioco nell'asse rovescio-rovescio per fare in modo che Bobo Cica non possa forzare, perché sta oggi veramente in gran forma e il suo colpo di rovescio è veramente devastante. Lungo il dritto di Rec, che ricordiamo è stato campione italiano under 21 di singolo nel 2011 e anche quest'anno. ...5-2 Bobo Cica. Manca decisamente la pallina, Rec 6-2. Fa un po' quello che vuole Bobo Cica, è in una forma veramente splendida e viaggia al doppio della velocità del suo avversario. Bobo Cica, che da una stagione ha lasciato Castel Goffredo per approdare a Siracusa, è stato subito scudetto. 6-3 intanto. Ma
ancora una volta in rete, 7-3, ora andrà al servizio REC. Tre per chi serve, sette per chi risponde. Net, quindi la ripetizione del servizio. È troppo falloso oggi REC con il dritto, col rovescio è molto competitivo ma è troppo falloso con il dritto, sta concedendo troppi errori all'avversario. 8-3. Accorcia le distanze REC, va detto che a questi livelli un po' tutti gli atleti hanno colpi eccezionali, però la differenza sta nella continuità. Bobocica non sbaglia quasi mai, è capace di portare avanti uno scambio con 7, 8, 10 colpi, sempre di una certa difficoltà senza mai sbagliare, e alla lunga questo gli avversari spesso lo pagano. Abbastanza didattico questo scambio per Bobocica, che si è limitato alla precisione senza imprimere troppa potenza ai colpi, è comunque già sul 9-4, è indispensabile una reazione da parte del suo avversario. Perplesso all'angolo l'allenatore Yang Min, che certamente avrà qualcosa da dire a REC per cercare di spronarlo. È stupendo questo colpo, guardate la tecnica di REC che per il momento è molto lontano dal rendimento del suo avversario, però ha dimostrato in questa circostanza di avere colpi importanti. Stupendo questo diritto che lo porta sul 5-9. Ancora la rete, ripetizione della battuta. Due volte con il rovescio sul rovescio di REC, poi col dritto. È ancora una quantità industriale di set points per Bobocica, che si è portato sul 10-5 e può portare a casa anche il secondo set. Che bravo REC a colpire la palla con il dritto in flip sul tavolo. Sorprende assolutamente Bobocica. Sì. Imprendibile per REC, 11-6, e dunque diciamo che la musica nella seconda partita è stata pressoché identica a quella ascoltata nel primo set, 11-4, 11-6, questi i parziali con cui Bobocica conduce. Ancora raccomandazioni da parte di Patrizio Deniso, potrebbero risultare superflue vista la superiorità dimostrata da Bobocica in queste prime due partite, ma non è così, perché nel tennis tavolo un attimo di distrazione, un calo di tensione può costare carissimo, come in tanti altri sport del resto. Abbastanza diverso il cammino dei due atleti per raggiungere questa finale. Bobocica nei quarti ha superato Tomasi, poi in semifinale ha sofferto un po' contro Mattia Crotti, era in vantaggio per 2-0, intanto le indicazioni anche di Yang Min per REC. Mattia Crotti si era portato sul 2-2 e poi è riuscito a prevalere ancora Bobocica. Invece l'inizio per Marco REC è stato difficile contro Federico Pavan, incontro di cui abbiamo già parlato, Dernini ai quarti, e poi in semifinale ha avuto la meglio nei confronti di Leo Muti, che è già una realtà ma può essere considerato una sorpresa gradita di questo campionato italiano. Ricordiamo, ha eliminato Stojanov. Terza partita. E REC ha cominciato con il piglio giusto pur sbagliando, probabilmente sta pensando: se devo perdere devo giocare fino in fondo le mie carte, devo osare.
e sta rischiando, bellissimo questo rovescio. Infatti adesso si prenderà dei grossi rischi detto da qui in poi, e non sta assolutamente giocando male, è un po' falloso rispetto al suo avversario, che lo costringe con la pressione della sua regolarità a veramente a prendersi dei grossi rischi, e per ora non sono stati fruttuosi. E questa è una risposta da campione, non era agevole rispondere al top spin velenoso di Rec, magistrale l'esecuzione da parte di Bobocica, che va al servizio sul 2-1 in proprio favore. Ora però sbaglia, due pari, prendere dei rischi, probabilmente questo è stato il consiglio di Yang Min. D'altronde subire passivamente lo straripare dell'avversario è una strategia che non può pagare. In difesa ora Rec, un attacco prolungato di Bobocica che chiede scusa perché la palla ha sfiorato ancora una volta la rete. Per l'ennesima volta ha colpito una retina Bobocica, e comunque sono anche segnali molto importanti questi, quando si è in stato di grazia poi gira tutto per il verso giusto, e questa è sicuramente la condizione di Bobocica. Noi ci dispiace per Rec ovviamente, ma siamo ottimisti per quello che riguarda poi il comportamento di Bobocica nelle prossime Olimpiadi di Londra. Ma d'altronde Rec è un ragazzo molto giovane, ora sotto di 2-4, avrà tutto il tempo per mettersi in luce. Ha dimostrato di avere carattere, lo ripeto, contro Pavan era proprio a un passo dall'eliminazione, giunto in finale meritatamente. Non credo che si sia ancora arreso in questa finale, ma di fronte certamente a un avversario che non regala nulla, anche se nella circostanza sbaglia con il rovescio. 4 per chi serve, 3 per chi risponde. Terza partita. Qui anticipa tantissimo la palla Bobocica di ritorno di controtop di Rec, si rimane veramente fuori tempo il giocatore del Castel Goffredo. 5-3 Bobo, servizio Rec. Net. Sta bene adesso Rec verso il dritto, colpendo però con il rovescio, sorprende nettamente Bobocica. Meritati gli applausi per Rec, che ha la possibilità di pareggiare il conto con il servizio a disposizione. Sì. Però sbaglia. 6-4 Bobocica. Questa è una pallina che in un'altra occasione avrebbe potuto anche palleggiare. Qui per i famosi rischi di cui parlavamo precedentemente, ha provato a flippare, ad attaccare lungo sul rovescio di Bobocica, ma non ha trovato il tavolo. È grande questo. Di più, onestamente, Rec non poteva fare. In questo caso ha giocato benissimo. Dall'altra parte un muro autentico che nella prima fase dello scambio si è limitato a colpi di difesa, e poi quando ha visto la possibilità, il pertugio, ha attaccato in modo vincente. 7-4 Bobocica. Molto spettacolare anche questo scambio. Poi è facile la conclusione per Bobocica, che si porta sull'8-4 e ipoteca dunque Antonio in maniera pesante anche questa terza partita. Anche questo terzo set sta sfilando piano piano a favore di Bobocica. Rec onestamente sta facendo del suo meglio, non sta neanche demeritando, ma continuiamo a ripetere che veramente la forma strepitosa di Bobocica a farla da padrone in questo match. Nei campionati europei Bobocica terzo nel doppio nel 2004, fuori il suo attacco incrociato, dunque
8-5. Un errore banale è forse il primo di questa finale da parte di Bobo Cica, riduce ulteriormente le distanze Rec. Terzo punto consecutivo per Rec, che in forte ripresa si sta veramente risvegliando il giocatore del Castel Goffredo. Otto a sette. Forse tradito dal rimbalzo. Sì, c'era qualcosa di strano nell'espressione di Rec. È andato un po' fuori tempo, ha toccato qualcosa sul tavolo, ha avuto un rimbalzo un po'. Si è un po' frenata la pallina. O più probabilmente era un po' troppo vicino al bordo del tavolo, d'altronde è una sua caratteristica di giocare molto vicino al tavolo. Dopo il terzo scambio prevale la regolarità di Bobo Cica, 10 a 7, dunque altre tre possibilità per aggiudicarsi la terza partita. Annullato il primo set point, 8-10. Ancora un grande rovescio di Rec che praticamente controtoppa l'attacco di Bobo Cica. Bobo Cica, che leggo nella sua scheda personale, è molto amante della musica e del cinema. ...10-8 servizio Bobo Cica. E scivola via anche la terza partita, ottiene 8 punti il suo avversario, 11-8 il terzo parziale, dunque siamo sul risultato di 3-0 per il favorito Bobo Cica. Ancora non c'è stata, o almeno in modo compiuto, la reazione di Rec. Ora Patrizio De Niso sembra abbastanza rilassato, ancora qualche consiglio per Bobo Cica, che vedete sta smaniando, sente profumo di un altro titolo italiano. Dicevamo della possibilità di dare continuità al proprio dominio, e se guardiamo l'albo d'oro dei campionati assoluti per quanto riguarda il singolo maschile, ci rendiamo conto che ci sono stati dei cicli segnati dalla personalità di alcuni atleti, vale a dire Stefano Bosi, poi è venuta l'epoca di Massimo Costantini, direi diverse epoche del grande Costantini, quindi ancora Valentino Piacentini, poi l'epoca contrassegnata dalle vittorie di Massimiliano Mondello. Negli ultimi anni c'è stata un'alternanza di successi, ricordiamo Bobo Cica a bersaglio nel 2007, poi testimone lasciato nel 2008 a Umberto Giardina, ancora Bobo Cica nel 2009, nel 2010 Stefano Tomasi e lo scorso anno ancora Bobo Cica. Per ora diciamo un comportamento a targhe alterne negli anni dispari, però questa potrebbe essere veramente la volta buona. L'inquadratura per Yang Min, quarta partita con Bobo Cica al servizio. In rete la risposta di Rec, 1-0. Se Rec non riuscirà a invertire la tendenza delle prime tre partite, con questo set Bobo Cica si laureerà per la quarta volta campione italiano. Non anticipiamo i tempi. 2-0 intanto, e il servizio ancora Rec. Molto potente questo dritto di Bobo.
Il problema per REC non è tanto quello di trovare una soluzione. Oltre a trovare una soluzione deve anche sperare che scenda un po' il rendimento di Bobocica, perché se non fosse così non ci sarà partita. Ovviamente. Però Antonio è difficile pronostico. Perché la condizione atletica di Bobocica non si discute. A livello psicologico sembra in una botte di ferro, mi pare tranquillo, molto concentrato, e dunque è veramente dura per REC che si abbevera una fonte importante, quella di Yang Min. Ancora consigli preziosi, vediamo se basteranno per riportarlo in partita, però lui stesso sembra un po' perplesso di fronte a quello che può essere definito fino a questo momento un fiume in piena. Certamente non fino ad ora non si vede una via d'uscita da questa situazione. No. Primo punto della quarta partita per REC, 3-1 per chi va al servizio. ...4-1, allunga ancora l'atleta di origine rumena. Questo è un errore abbastanza gratuito da parte di REC, sotto per 5-1, ma certamente sta variando le traiettorie dei propri servizi Bobocica, e non è assolutamente facile rispondere alle battute di un campione di questo livello, numero uno della classifica nazionale Bobocica, numero 3 invece Marco REC, numero 2 Valentino Piacentini, che è uscito prematuramente da questo torneo. Anche psicologicamente ha un po' mollato REC, mi sembra aver ormai ammainato la propria bandiera. Ma nello sport non si può mai dire. 6-2 Bobocica. Non è servito il block da parte di REC, che ha tentato la difesa. 7-2. Il pubblico incoraggia REC perché vorrebbe che la partita, questa finale, si prolungasse. Stavolta coglie impreparato l'avversario REC. 7-3. ...8-3. Situazione veramente intricata per REC, che non sa più cosa inventare. Questa volta la rete non è amica di Bobocica, 4 i punti per il suo avversario. 8-4 andrà al servizio proprio il 26enne della città di Siracusa. Stupenda risposta da parte di REC. 8-5, ha capito che ormai l'impresa è sportivamente disperata, però vuole comunque lasciare un buon ricordo al pubblico. 2 bei punti consecutivi per REC, che si porta ad un 6-8. E adesso ha l'opportunità, con il servizio a disposizione, di poter qualche modo agganciare l'avversario. Anche se in fase di risposta Bobocica ha dimostrato di avere degli antidoti importanti, lo dimostra anche in questa circostanza, si porta sul 9-6, a 2 punti dal titolo italiano Bobocica. ...9-7, un po' perplesso. Rivediamo. Ricordo che
Le riprese sono assicurate dall'esterna 1 di Firenze. Riporta sotto Recco. Però una grande risposta di Recco, che sorprende con un top incrociato Bobocica. Esterna 1 di Firenze guidata dalla regista Beatrice Santarelli. 9-8 Bobocica. Bella la reazione di Rec, fuori l'attacco di Bobocica, 9-9. D'altronde Bobocica sa che non deve fidarsi di un avversario apparentemente domo, troppo esperto per fidarsi della resa incondizionata dell'avversario, che si è portato sul 9-9. È a disposizione il servizio. Quarta partita, 3-0 Bobocica. Ha giocato con concentrazione massima Bobocica a questo scambio e si porta ancora una volta avanti 10-9. Una palla comunque match. È passato veramente a un centimetro dal tavolo questo lungolinea di Rec di rovescio. Arriva anche l'ultimo punto, quello decisivo, 11-9. Non ha potuto opporsi Rec allo strapotere di Mihai Bobocica, che dunque conquista il suo quarto titolo italiano nel singolo maschile. Abbiamo già ricordato, a bersaglio nel 2007, nel 2009, nel 2011, ora continua la sua serie. È la prima volta che riesce a imporsi due volte agli assoluti in due edizioni consecutive e, avendo 26 anni, ha ancora a disposizione tante altre opportunità per rendere più pingue il proprio bottino. Intanto, mentre Bobocica riceve le congratulazioni prima del pubblico, poi del proprio allenatore, Yang Min sta in qualche modo confessando un quasi incredulo Rec. La sconfitta ci stava, però è un 4-0 indubbiamente pesante. È andato in crescendo, se vogliamo dare un'occhiata allo scarto.